Perché il comune di Rovigo ha deciso di essere a fianco della nuova iniziativa di WISP Movimento in Rete? Perché è un'iniziativa importantissima che va a prevenire ulteriori disagi che la popolazione sta vivendo a causa delle restrizioni, delle chiusure in casa. Per il post periodo pandemico, se possiamo dirlo come post. Ecco, la WISP è sempre stata molto attenta alla promozione, alle iniziative di promozione della salute, in questo caso attiva assieme al comune di Rovigo e alle associazioni, chiedendo quindi la collaborazione delle associazioni, attiva delle iniziative proprio per aiutare in particolare gli anziani ad uscire da casa e poter fare dei movimenti e riprendere l'attività. Qualora appunto non ci sia già questa capacità di uscire, perché è una situazione che ha coinvolto molte persone anziane in via cautelativa, si sono rinchiuse, c'è anche la possibilità per WISP di andare a domicilio e aiutare a fare dei movimenti di ripresa per poi riprendere l'uscita. È sicuramente anche un aggancio di socializzazione, di vicinanza, che al di là dei movimenti che sono sempre utili e sani, significa dimostrare solidarietà e soprattutto avvicinarsi a chi si è rinchiuso ed è a rischio davvero di isolamento e di solitudine. Abbiamo già attivato una rete di solidarietà importante, quindi tutto quello che ci mette in collaborazione con le risorse positive della nostra città che sono rappresentate dal volontariato e dalle associazioni, ecco, il Comune di Rovigo lo vuole sostenere. Movimento in Rete è il nuovo progetto promosso da WISP. A chi si rivolge e in che cosa consiste? Allora, Movimento in Rete è un progetto intanto finanziato dalla Regione Veneto con fondi stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non c'è solo il comitato WISP di Rovigo, ma anche altri comitati. Dopo, nell'ambito della conferenza, durante la conferenza stampa, daremo tutti i dettagli. È un progetto rivolto a persone anziane in difficoltà, che abbiano comunque voglia di riprendere a fare movimento e a imparare anche a utilizzare le nuove tecniche informatiche. Infatti il progetto non è solo movimento a casa degli anziani, cioè WISP manda i propri istruttori a casa degli anziani, sperando poi che gli anziani recuperino la voglia di socializzare uscendo dalle loro case e continuando a fare attività anche fuori casa, ma con un accordo con due istituti, uno di Rovigo e uno di Adria, i ragazzi potranno andare sempre a casa degli anziani a insegnare loro come utilizzare internet e le varie tecnologie informatiche.